Tutti in carrozza, una delle carrozze anni 30 trainate da locomotiva a vapore. Domenica lo storico treno è partito da Milano Centrale alle 9 in punto, ha attraversato tutta la Brianza ed è giunto a Lecco alle 13:21. Il tempo per una pausa pranzo e una visita al capoluogo manzoniano e poi via di nuovo verso Milano. Occasione i 110 anni della linea Monza-Besana-Lecco, aperta all'esercizio nell'ottobre del 1911. E proprio a Besana i passeggeri hanno effettuato una tappa speciale con la possibilità di visitare le mostre allestite all'interno dell'area ferroviaria con immagini storiche della linea e della stazione. Le corse sullo speciale Besanino sono cominciate 3 anni fa, un'iniziativa di Regione Lombardia e Fondazione FS, ma l'idea è quella di rendere stabile la corsa sullo storico treno all'interno del programma del servizio turistico a partire dal prossimo anno. I viaggi sui convogli d'epoca nel 2021, infatti, hanno sempre fatto registrare il tutto esaurito. Oggi siamo molto lieti di essere qui con questo viaggio ulteriore, non previsto inizialmente in quelle che sono le corse che ormai da 3 anni strutturalmente Regione Lombardia con Fondazione FS offre ai lombardi, ma non solo ai lombardi. Un modo per riscoprire la storia di quello che è un servizio che ha unito in realtà l'Italia, quando ovviamente muoversi era decisamente difficile, cioè parlo del treno e più in generale della ferrovia, ma soprattutto la voglia di riscoprire, quindi non solo la nostra storia, ma anche quello che è un modo di viaggiare, di conoscere i territori decisamente più slow, più calmo, più lento, in contrasto con quella che è la nostra vita normale. La ferrovia che oggi fa 110 anni fu inclusa negli anni 60 nella lista dei rami secchi, quelle ferrovie che parevano essere sorpassate dal trasporto su gomma. Oggi a 110 anni la Besana, grazie all'impegno e alla programmazione, direi la vision di Regione Lombardia, si proietta nel futuro, con l'elettrificazione che arriverà e con l'inserimento in una moderna, efficiente rete di trasporti.